già sappiamo, non ci permette di vivere in pienezza questi momenti di ulteriore gioia e festa, ma sarà lo stesso una bella cosa. Quindi lo ringrazio di cuore per la sua presenza e auguriamo a lui e a tutta la comunità francescana di crescere sempre di più e di essere veramente un faro luminoso, così come è stato per secoli per la nostra città e per le nostre parrocchie. E Sant'Antonio Abate, che è il padre dei consacrati, padre spirituale dei consacrati d'Oriente e d'Occidente, ci dia la capacità a tutti quanti di confermarci sempre nella nostra grande vocazione battesimale innanzitutto e poi anche per le varie scelte di vita consacrata che voi tutti conoscete, da sacerdoti a frati, a monaci, suore, eccetera, eccetera. Che il Signore ci benedica tutti in ogni momento. E allora ancora una volta grazie di cuore. Grazie a Dio per le parole di benvenuto. È la gioia di condividere questa Eucaristia, questo bellissimo orientale Sant'Antonio Abate che ci aiuta a entrare sempre più nel mistero di Cristo, lui che ha abbandonato tutto per seguire il Signore. Anche noi siamo chiamati a vivere in questa dimensione di appartenenza profonda, di comunione con Dio e chiaramente con i fratelli. Allora all'inizio di questa celebrazione, consapevoli di quanto ci allontana da Dio e dagli altri, vogliamo rinnovare la nostra fedeltà al Signore invocando con fiducia la sua misericordia.
vita, distanza di sicurezza, tutto il mondo. Andate di avanti qua, gli animali di carne, di carne. Nel disegno di Dio creatore, anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare partecipano alle vicende umane. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare il suo provvedimento. Salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'arca, partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè. L'agnello richiama l'evoluzione spirituale e la liberazione della schiavitù dell'Egitto. Un grande pesce salva Giona dalla naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali con gli uomini sono coinvolti nella penitenza di Ninive e con tutto il creato si entra nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione di Sant'Antonio Abate sopra queste creature, rendendo grazie al Creatore che le ha poste al nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venire mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Ehi, le casse a tutte!
Non può più discutere di pubblicare il suo esabile di casa, ma lui non è la settimana salvata nel vista, altrimenti solo una figlia non gli fa più di pubblicare il suo esabile di casa.